Ogni fiore è segno di amore, è il titolo di un importante progetto che vede come protagonisti i giovani ospiti migranti della struttura di Mineo del progetto SAI SIPROMI Minori MSNA. Si tratta di un segnale di attenzione verso gli ultimi e di coloro che sono più bisognosi e vuole essere anche un segnale di attenzione alla popolazione locale e alla popolazione anziana di Mineo. Così facendo, da questo momento in poi, tutti coloro che hanno necessità a Mineo di rendere un omaggio floreale ai propri cari estinti possono chiamare i migranti che si occuperanno di portare questi fiori presso il cimitero comunale della città menenina e che ancora una volta si mettono a disposizione della comunità locale attraverso questi atti di solidarietà. Così come ci spiega anche Paolo Ragusa, responsabile regionale al welfare e al terzo settore del Movimento Cristiano Lavoratori di Sicilia. Ogni fiore è segno d'amore, è un progetto importante dei giovani ospiti migranti della struttura di Mineo, del progetto SAI SIPROIMI Minori SNA. È un progetto importante perché è un segnale di attenzione alla popolazione locale, alla popolazione anziana. Da questo momento in poi tutti coloro che hanno necessità di rendere un omaggio floreale ai propri cari estinti possono chiamare i migranti di Mineo e i migranti interverranno, porteranno questo fiore presso il cimitero comunale della città di Mineo. Quindi un segnale di attenzione verso gli ultimi, verso coloro che sono più bisognosi, nell'ambito dell'iniziativa più generale del portierato sociale. Quindi un'attività di servizio degli ospiti e delle strutture di Mineo che si mettono, come dire, ancora a disposizione alla comunità locale e attraverso questi atti di solidarietà ringraziano la popolazione per il sentimento di accoglienza che si concretizza nelle azioni quotidiane sempre di reciproca disponibilità. All'interno dei nostri progetti SAI, in particolare quello del Comune di Vizzini, che è uno dei più importanti progetti nazionali, infatti è il quarto progetto nazionale nella rete italiana, noi tendiamo sempre a sviluppare appunto dei progetti che favoriscono l'integrazione degli ospiti all'interno dei comuni dove sono accolti, perché il progetto di Vizzini è strutturato in diversi comuni, comuni molto piccoli, dove non è stata semplice comunque l'integrazione all'interno delle cittadine. In particolare questo progetto, Ogni fiore è segno d'amore, è stato sviluppato per i minori stranieri non accompagnati ospiti nel comune di Mineo, progetto a titolarità del comune di Vizzini. I ragazzi si metteranno a disposizione di anziani o comunque di persone impossibilitate a recarsi al cimitero e quindi portare appunto il segno d'amore che è il fiore ai propri defunti. Aiuteranno appunto sia gli anziani che persone impossibilitate, perché magari ad esempio si trovano all'estero, a portare appunto il fiore ai propri cari al cimitero. Quindi i ragazzi si metteranno a disposizione, i nostri minori si metteranno a disposizione di tutti coloro che avranno difficoltà a recarsi al cimitero comunale, portando appunto questi fiori, aiutando da una parte appunto la collettività nel caso in cui appunto di bisogno, perché magari sono persone che fisicamente non si possono recare al cimitero comunale, e dall'altra è anche uno strumento per loro per integrarsi nella collettività, per mettersi a disposizione di tutti coloro che di fatto li stanno accogliendo. E questo progetto nasce direttamente dalla volontà dei nostri ragazzi di fare volontariato. Loro già sono stati impegnati l'anno scorso durante il periodo del lockdown già nel portierato sociale, che appunto era un'attività di volontariato dove veniva portata proprio a casa degli utenti e soprattutto in questo caso degli anziani, delle persone che avevano difficoltà ad uscire da casa, sia i farmaci che la spesa. Quindi i ragazzi proprio hanno voglia di fare volontariato e proprio dalla voglia di integrarsi, di conoscere la comunità locale e di dare anche una mano ai più deboli, alle persone più fragili, hanno chiesto di poter essere appunto, di poter partecipare. Quindi l'attività partirà già dalla prossima settimana, saremo operativi dal 2 agosto e non appena appunto riceveremo le prime prenotazioni, i ragazzi si attiveranno insieme ai volontari di Città Felice per portare appunto il fiore direttamente nella tomba del caro, del defunto caro, e poi lì dare anche questo servizio oltre ad altri servizi che sono stati dati alla comunità e che sono stati molto apprezzati.